Oggi, con l'avvento di terapie mirate a particolari target immunologici, quali le citochine, è possibile affrontare con maggiore successo la psoriasi, l'artrite psoriasica, raggiungere la remissione clinica o in alternativa un'attività minima di malattia, consentendo un miglioramento della qualità della vita. Sono circa 20 milioni, 2 milioni e mezzo in Italia le persone che in Europa convivono con queste due condizioni immunomediate che hanno un legame comune, uno squilibrio nel sistema immunitario che porta all'infiammazione cronica. L'artrite psoriasica è una malattia che provoca dolore, rigidità e gonfiore delle articolazioni e insorge comunemente fra i 30 e i 50 anni. Ennio Lubrano, professore ordinario di reumatologia presso l'Università degli Studi del Molise, spiega come oggi possa essere affrontata. Alcune molecole che normalmente fanno parte, diciamo, del processo infiammatorio, quali le citochine o le interleuchine, possono essere degli obiettivi di trattamento. Esistono oggi quindi la possibilità di colpire queste, diciamo, molecole, le interleuchine, come per esempio l'interleuchina 23, e il suo, diciamo, blocco dell'attivazione blocca l'amplificazione dell'infiammazione e quindi anche dal punto di vista clinico, diciamo, la persistenza della malattia. In particolare, diciamo, quello che sembrerebbe oggi essere uno dei target più importanti da controllare in qualche modo è l'interleuchina 23, e proprio arriverà in commercio anche in Italia il guselkumab, un anticorpo umano anti-interleuchina 23 che, bloccando questa interleuchina, cioè questa molecola, si è dimostrato di essere efficace non solo sulla psoriasi, ed è già in commercio in Italia, ma anche e soprattutto per l'artrite. E gli studi sul guselkumab confermano i passi avanti realizzati dalla ricerca, come evidenziato dalla dottoressa Giovanna Malara, direttore dell'unità operativa complessa di dermatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Gli studi sono il Voyage 1 e il Voyage 2, dove si evidenzia a seguito di un trattamento alla valutazione alla 16ª settimana, una elevata percentuale di pazienti raggiunge una quasi completa risoluzione o controllo della malattia psoriasica. Poi c'è un altro studio molto interessante che vede il guselkumab confrontato con un altro farmaco che noi utilizziamo per la psoriasi, che è il secukinumab. Quindi noi li chiamiamo studi test a testa, sono degli studi di confronto, in questo caso tra il guselkumab, un inibitore dell'interleuchina 23, e il secukinumab, un inibitore dell'interleuchina 17. È emersa la superiorità del guselkumab nell'ottenere un maggior numero di pazienti che migliorano la loro psoriasi rispetto ai pazienti in trattamento con secukinumab. A inizio del 2022 la Società Italiana di Medicina Interna vuole dare il proprio contributo alla salute dei cittadini di tutte le età, offrendo qualche suggerimento molto pratico e di buon senso per prevenire ovviamente le patologie più comuni, le patologie croniche, e per ridurre il carico sulla salute pubblica delle malattie a largo impatto come quelle cardiovascolari o il diabete tipo 2. Il nostro decalogo è molto semplice: occhio alle porzioni a tavola, è importante, non serve avere una dieta stringente, ma basta mangiare un po' meno senza esagerare con la quantità di cibo e mangiare un po' di tutto. Prendere le misure: è importante pesarsi e misurare almeno una volta alla settimana la circonferenza vita, che è quello indicatore che ci dice di quanto è il grasso viscerale, quello particolarmente pericoloso per lo sviluppo di diabete, ipertensione, steatosi epatica, ovvero il fegato grasso e le malattie cardiovascolari. Ricordarsi che una buona salute si costruisce e si mantiene a tavola, quindi limitare il consumo di grassi saturi, quelli che vengono dal mondo animale, e invece mettere nella dieta più consumo di pesce, di fibre vegetali, quelle contenute nelle verdure, nei legumi, nella frutta, nei cereali integrali, e inserire nella dieta piccole quantità di alimenti preziosi come l'olio d'oliva, che va preferito ovviamente al burro, noci e semi. Limitare il consumo di sali e anche il sale nascosto nei insaccati, nei formaggi, negli scatolami, e ridurre il consumo di zuccheri semplici come quelli contenuti nelle bibite generalmente gassate. Muoversi, svolgere un'attività fisica regolare di almeno 150 minuti di attività moderata, come una passeggiata a passo veloce, una piccola corsetta, la bicicletta, non solo può aiutare a consumare le calorie, ma soprattutto migliora il rendimento cardiaco, la funzione respiratoria, aumenta la forza muscolare, riduce la pressione arteriosa, abbassa la glicemia e riduce il rischio di sviluppare il diabete.
È importante, soprattutto nelle persone a rischio di familiarità per il diabete o dopo i 45 anni, misurare la glicemia, perché con la semplice misurazione della glicemia a digiuno si può fare una diagnosi precoce e intervenire rapidamente per curare la malattia, che altrimenti rimane sconosciuta non dando sintomi. È importante conoscere il proprio livello di pressione arteriosa e se elevato, ovvero se supera i 140 su 90 mm di mercurio, prendere i provvedimenti. Si può fare una dieta con poco sale, si può mangiare un po' di meno, si può aumentare l'attività fisica e soprattutto occorre andare dal proprio medico curante per valutare la necessità di una terapia.